Due carrelli, porta farmaci, una lampada per uso ambulatoriale ed un televisore da installare nella stanza 5 per intrattenere i pazienti in attesa della terapia. A donarli al reparto di oncologia medica per un valore complessivo di quasi 3.000 euro è l'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri. Donazione importante, abbiamo due carrelli per i farmaci che da gestire nell'ambito del day hospital, una lampada per le medicazioni e uno schermo TV. Quest'ultima, tranne una stanza importante, è la stanza in cui noi abbiamo l'apparecchio anticaduta per i capelli da utilizzare durante alcuni trattamenti chemioterapici, per cui un aiuto, diciamo, all'intrattenimento e a superare questo momento che è difficile sia per il trattamento sia per l'utilizzo anche dell'apparecchio anticaduta, ma per ovviamente avere obiettivi importanti, cioè riuscire a superare il momento difficile che è quello che viene affrontato qui durante i trattamenti, e direi che il supporto delle associazioni è fondamentale. Nata nel 1975 a Milano, AVO opera in tutta Italia con 246 sedi, tra cui quella di Arezzo, dove dal 1981 è presente all'interno dell'ospedale San Donato. Opera nei reparti di medicina, geriatria, ortopedia, oncologia e pronto soccorso e collabora anche con la pediatria. Diciamo che il nostro rapporto con l'oncologia è sempre stato molto forte, siamo sempre stati attenti alle richieste sia in passato che in presente fatte da questo reparto. Oltretutto abbiamo un progetto parrucche già in essere da molti anni con questo reparto, con il quale contribuiamo all'acquisto di parrucche per le donne malate oncologiche, e questa volta su richiesta del dottore abbiamo fatto una ulteriore donazione.